Manda. Totò è morto questa mattina all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato da alcuni giorni per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da anni lottava contro un tumore al colon. Se ne va Totò, ma negli occhi, nel cuore e nelle menti degli italiani resteranno vive per sempre le emozioni di Totò nazionale ai mondiali del 1990 che si disputarono nel bel paese. Schillaci, il ragazzo venuto fuori dalla periferia di Palermo e che nella sua carriera vestì le maglie del Messina, della Juventus, dell'Inter e dello Jubilo Iwate in Giappone, regala notti immagini in quel mondiale realizzando 6 gol, laureandosi capocannoniere e piazzando al secondo posto nel pallone d'oro dello stesso anno. Quegli occhi spiritati ad ogni gol, Totò li ha regalati ad una nazione calcistica intera, e poco importa se alla fine quel mondiale fu vinto dalla Germania, con l'Italia che chiuse terza dopo aver perso ai rigori la semifinale con l'Argentina di Maradona. Una pioggia di attestati di affetto e di stima per Totò Schillaci ha inondato l'universo social. Roberto Baggio, altro grande simbolo di quella magnifica nazionale di vicini, lo ha ricordato così su Instagram: ciao amico mio, anche questa volta hai voluto sorprendermi, rimarranno per sempre nel mio cuore le notti magiche d'Italia 90 vissute insieme, fratelli d'Italia per sempre. La camera ardente è stata allestita presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo per l'ultimo saluto all'eroe d'Italia 90, sarà aperta fino alle 22 di domani.